buona giornata alla memoria a tutti. Condizionati dal Covid e soprattutto dal rispetto delle norme anticontagio, diamo inizio alla giornata della memoria 2021 senza pubblico, in diretta streaming su Teletrullo, che ringraziamo, canale 111, sulla pagina Facebook del Comune di Martina Franca. Abbiamo voluto, malgrado la condizione di vita imposta dalle norme anticontagio, non saltare questo storico appuntamento, non tanto per un rito di commemorazione, per significare un evento tragico che ha caratterizzato la storia del primo Novecento, quanto invece per cogliere questo appuntamento per riflettere, riflettere insieme con chi ci sta ascoltando in questo momento, studenti, docenti, cittadini della nostra città, del nostro territorio, ma anche che ci stanno seguendo da diverse città italiane, per affrontare la risposta alla domanda perché si è realizzato il totalitarismo nazista e fascista. Come mai? Diceva Primo Levi che comprendere è quasi impossibile, però perlomeno ricordando e riflettendo possiamo evitare che queste tragedie, queste ferite incalcolabili e durature nel tempo possono, come dire, condizionare ancora il tempo nostro presente e il futuro. La poetessa e scrittrice ungherese di origine ebraica, che è stata internata nei campi di concentramento, Edith Bruck, ha affermato qualche giorno fa che una nuvola nera ha attraversato il cielo dell'Europa e continua ad attraversarlo. L'ha attraversato per i fatti di cui ci occupiamo oggi e continua ad attraversarlo perché i pericoli dell'antisemitismo, della vigliaccata sul significato della parola ebreo, sulla persecuzione di chi è diverso e la pensa diversamente o vive una condizione di diverso nella propria esistenza, ancora permangono. Perché il totalitarismo? Da che cosa è stato preceduto? Quali sono stati i germi che hanno prodotto nella patria delle idee liberali e democratiche come l'Europa questa svolta negli anni 30 del Novecento? La cultura era in grado di capire quello che stava avvenendo, quello che stava avvenendo in Germania, quello che stava avvenendo in Italia, quello che poi accade in Spagna, accade in altri stati che hanno vissuto l'esperienza di stati autoritari e totalitari. Un grande pensatore e filosofo del Novecento come Adorno affermò che dopo Auschwitz la cultura è spazzatura, un'espressione molto impegnativa, molto difficile anche da capire. Dopo Auschwitz, cioè dopo tante centinaia di migliaia e milioni di uomini, di bambini inceneriti, di donne, di tante sofferenze, la cultura è spazzatura, cioè nel senso che non è stata capace, è stata impotente a capire in tempo i germi del totalitarismo. Per questo oggi, con la collaborazione di alcuni amici intellettuali del nostro territorio, abbiamo voluto come dire, portare questa riflessione, rispondere a queste domande. Con noi è il professor Mario Castellana, docente di filosofia della scienza all'Università del Salento, che risponderà proprio sulla domanda quali sono i germi del totalitarismo.
Con noi anche Manu Cerdegati, che qualcuno già conosce perché ha potuto visitare qui a Palazzo Lucale negli ultimi 3 anni delle mostre fotografiche da lui proposte. Manu Cerdegati è nato in Iran e di Teheran, poi per motivi politici legati ai diritti umani, al libero pensiero, ha abbandonato l'Iran e si è trasferito in Egitto. Ma anche in Egitto ha impattato, purtroppo l'Egitto è famigerato, no, in questi ultimi 6-7 anni per ciò che sta succedendo anche per i ragazzi Giulio Regeni ed altri che hanno subito, come dire, questa compressione del libero pensiero, della libera ricerca. Noi lo vogliamo ricordare anche Giulio Regeni, 5 anni dalla sua tragica scomparsa nelle carceri sotto tortura in Egitto. E poi ha scelto di venire a Martina Franca in Italia, ha scelto la Valle d'Itria, Martina Franca, dove abita. Lui è un fotoreporter, freelance, collabora con Geographic National per le fotografie, è stato diverse volte in campi di guerra, soprattutto in Medio Oriente, e poi racconterà lui stesso le ferite che ha riportato nei conflitti medio orientali. E quindi ancora Giuseppe Goffredo, che è un nostro amico che da 25 anni collabora con noi per i seminari di marzo e poi i seminari di autunno di marzo, giunti alla 25ª edizione, che si stanno svolgendo anche quest'anno in collegamento con in streaming online con il Tito Livio, il liceo classico di Martina Franca, di cui alcune classi stanno seguendo anche questa conferenza in diretta. E quindi Giuseppe, che è noto come poeta e scrittore e anche operatore culturale di primo piano, editore, poi concluderà questa nostra giornata, almeno la prima parte di questa nostra giornata, con un recital di poesie. Ovviamente ci sono altre iniziative nella città, molte scuole da stamattina sono in collegamento con una piattaforma nazionale promossa da Nessun Uomo è un'isola di Torino, animata dal nostro concittadino Felice Tagliente, che ci ascolta e lo salutiamo, da Torino, in collegamento in rete con altre scuole italiane che hanno deciso. Loro lavoreranno fino al 5 di maggio, quando fu liberato il campo di sterminio di Mauthausen, e quindi ogni classe, ogni scuola che ha aderito produrrà dei lavori che poi verranno, come dire, presentati, discussi su questa piattaforma. Questa giornata l'abbiamo voluto organizzare anche con la Fondazione Paolo Grassi, che ringraziamo, al cui presidente facciamo anche, ne cogliamo l'occasione, i migliori auguri di pronta ripresa del suo infortunio in casa. Quindi con la Fondazione Paolo Grassi è stato realizzato un concerto per la giornata della memoria con musiche composte da alcuni internati nei campi di sterminio o di concentramento, e anche di altri musicisti che, di cultura ebraica e non, che sarà proposta alle ore 19 sulla pagina web e sul canale web della Fondazione Paolo Grassi, e poi sul canale televisivo Video M Italia. Ora con noi ci ha raggiunto il sindaco di Martina Franca, che già ha lanciato un messaggio sulla piattaforma di Nessun Uomo è un'isola insieme al sindaco
di Torino sulla giornata della memoria, che sarà visibile anche su YouTube, e quindi ora cedo a lui il microfono per un saluto per questo nostro appuntamento e riflessione. Quindi ora ascoltiamo l'intervento del sindaco. Grazie professore, grazie ai nostri ospiti per aver accettato oggi di essere con noi qui e colloquiare attraverso il sistema dello streaming con chi avrà il piacere anche di collegarsi con noi. Mi metto in piedi perché nelle giornate della memoria che abbiamo svolto in questi anni, quest'aula era piena di ragazzi e naturalmente era doveroso un saluto in una sede istituzionale che diventava il luogo d'incontro delle nuove generazioni con un tema così importante come quello che stiamo affrontando oggi nella giornata della memoria. E d'altro canto, se ascoltiamo tutte le testimonianze, tutti gli interventi che vengono fatti in questi giorni, richiamano il dovere di coltivare la memoria nei ragazzi, perché ormai, voglio dire, anche le testimonianze dirette vengono purtroppo a mancare sempre di più, e questo testimone, se non viene radicato nei ragazzi oggi, rischia di perdersi nel tempo. Quindi davvero grazie anche all'assessore per aver pensato a questa formula e a voi per aver accettato. Abbiamo due poeti, uno della parola, un altro della fotografia sostanzialmente, e con il professor Castellana è una vita che riflettiamo insieme sullo sviluppo della democrazia, che fu la risposta immediata delle nazioni che avevano favorito quella situazione, che avevano reso possibile quella situazione in cui si è sviluppata la barbarie nazifascista dell'Olocausto. Fu la risposta dell'Europa, quella di consolidare le democrazie, riportare le democrazie ai governi e di legarle in un progetto importante come quella dell'Unione Europea. Contemporaneamente questi due furono gli strumenti per dire ok, è questa la risposta, no? Che le nostre nazioni devono dare, perché quelle cose non si verificano più. E quindi oggi non può la nostra riflessione non partire dallo stato di salute delle democrazie. Lo stato di salute delle democrazie che ci dice che sono sempre più assediate, che governano sempre una quantità inferiore di popoli, che laddove ci sono alcune forme di regimi, insomma, è un involucro vuoto anche in Europa, anche all'interno della stessa Unione Europea. Allora, la riflessione di oggi, il tema di oggi è fondamentale. Noi abbiamo visto che cosa è successo in America. Ha tremato nel recente passato il faro delle democrazie e abbiamo assistito a una minaccia che è partita da chi democraticamente era stato eletto, e questo è importante che noi riflettiamo su questo oggi. È importante, e riconoscere i germi del totalitarismo significa anche riconoscere quali sono i processi che noi dobbiamo mettere in campo oggi perché le democrazie riprendano spazio e riprendano terreno nella coscienza collettiva. Io ho detto nei miei interventi in queste occasioni, ho sempre richiamato il fatto che le democrazie si sono spezzate di fronte a due crisi, a crisi economiche molto importanti, quella del 29 che succedeva all'esito di una guerra che comunque si era svolta in Europa come la prima guerra mondiale, che aveva lasciato degli strascichi.
estremamente difficili da governare. Guardate, noi abbiamo avuto, noi abbiamo avuto una lunghissima crisi nei primi anni del secolo, scoppiata formalmente nel 2008, da cui difficilmente ci stavamo rimettendo in piedi, a cui si è innestata una crisi ancora più forte, innestata dal virus, e che stiamo vivendo in questi giorni, e che tutti quanti possiamo vedere, no? Vede ancora una volta le istituzioni democratiche deboli nell'affrontare con l'adeguata consapevolezza il pericolo. Anche qui la risposta di oggi, la riflessione di oggi ci deve ancora una volta far riconoscere quei germi che piano piano portano alle derive e al contenimento degli spazi democratici attraverso l'introduzione di temi che sono stati caratteristici del Novecento, come quelle del razzismo, no? Della divisività dei popoli. Ecco, questo è l'augurio che noi facciamo, e che chi ci sta ascoltando oggi, anche attraverso questo strumento, possa insieme a noi impegnarsi quotidianamente ad affermare i valori fondamentali dei regimi democratici, del nostro sistema democratico, che sono i valori naturalmente di libertà, di non discriminazione, di uguaglianza, di solidarietà, di uguaglianza, perché stanno aumentando in una maniera incredibile le disuguaglianze, che sono un altro dei veicoli di pericolo per la sopravvivenza della democrazia, e naturalmente anche della stessa cultura della pace di cui abbiamo potuto godere in tutti questi anni e che dobbiamo riaffermare anche a beneficio delle nuove generazioni. Quindi grazie per il contributo che vorrete darci, e grazie a tutti coloro che avranno la bontà di seguire questa forma purtroppo inedita, ma comunque che ci vede presenti a testimoniare ancora una volta caparbiamente che non serve soltanto coltivare la memoria, ma utilizzare questo per guardare al futuro, a un futuro sempre di libertà per tutti. Grazie. Grazie al Sindaco per il messaggio rivolto alla città e a chi ci ascolta, alla nostra comunità, come dire, separata dalle norme anti-Covid. E quindi parole importanti: eguaglianza, libertà, giustizia. Giustizia e libertà sono entrati in grande frattura, come dire, prima negli anni 20-30 del XX secolo. Su questa frattura tra libertà e giustizia si sono costruite le svolte totalitarie. Ora, a Mario Castellana, che si è occupata anche del pensiero filosofico di donne che sono state in primo piano nel pensiero europeo in quel periodo storico, penso alla filosofa Helen Metzger, su cui ha scritto un saggio, penso a Simone Weil, tutte e due di origini ebraiche, tutte e due, diciamo, dentro questa tragedia del nazifascismo. Potrei continuare con Edith Stein e con altri. Chiedo a Mario: quali sono i germi del totalitarismo? Come è stato già detto dal sindaco Franco Ancona, è importante capire, avere un'idea di come i totalitarismi sono nati, si sono sviluppati, anche perché dobbiamo sapere che, come tutti i fenomeni umani, non è il precipitato di sole cause economiche o storiche, come in gergo si dice, ma le concause che lo hanno determinato
sono molteplici e bisogna dar voce a quelle poche voci che lo hanno vissuto cercandolo di interpretare i segni del tempo. E una di queste voci che ha cercato di capirne il senso del perché i totalitarismi, i fascismi si sono realizzati, è stata questa grande donna, Simone Weil, di origine ebraica, che già da giovane, stiamo nel 31-32, lei da giornalista l'estate passava le vacanze in Germania, interrogandosi su che cosa stava avvenendo in Germania, anche perché aveva letto e studiato ciò che era successo in Italia con l'avvento del fascismo, perché il fascismo, ricordate, è stata una produzione tipicamente italiana, unica nel suo genere, ed era un fenomeno unico dell'epoca. E quindi tutti gli intellettuali, tutti i pensatori, politici e non, si interrogavano come mai il fascismo ha preso piede, quali sono le caratteristiche del fascismo. Lei vedeva, già giovane, aveva 22 anni, 21 anni, vedeva che la stessa cosa stava accadendo in Germania. E prima ancora che Hitler prendesse ufficialmente il potere, chiamiamolo così, democraticamente eletto, come è stato detto prima a proposito di ciò che è successo negli Stati Uniti qualche anno fa, si chiedeva proprio questa domanda. Diceva: è sbagliato, erroneo dire che i fascismi annientino il pensiero libero, le libertà. In realtà ciò che li ha determinati è l'assenza di pensiero libero, che rende possibile imporre con la forza determinate dottrine. Allora, questa è stata l'unica pensatrice prima di Adorno, perché Adorno ha riflettuto dopo ciò che è successo. Simone Weil è un'altra donna che ho studiato, come è stata citata, Ellen Metzger, poco nota, invece si sono interrogate, vivendolo quel periodo, si sono interrogate perché, quali sono i germi che lo hanno determinato. E quindi per poter fare questa analisi bisogna tornare un po' indietro nel tempo, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, quando noi sappiamo che le varie dottrine cosiddette razziali sono venute fuori, le quali dottrine non sono avvenute così per caso, ma ci sono state tutta una serie di motivazioni che le hanno determinate. In primis, che cosa? Come tutte le cose umane, se una dottrina, una teoria, in questo caso una pseudoteoria, emerge, vuol dire che c'è qualche cosa, qualche elemento che l'ha fatto emergere. Allora, teniamo presente che stiamo nella seconda metà dell'Ottocento, avvengono tanti movimenti politici, fra virgolette, libertari, che tendono di sviluppare le cosiddette libertà umane, che tutti i popoli cercano. L'Italia, voglio dire, si è formata come popolo unitario nel 61, quindi ci sono tutta una serie di motivazioni politiche a livello europeo, non solo, che hanno determinato il bisogno di maggiore libertà. Nello stesso tempo, che cosa è successo? Che sono emerse alcune teorie scientifiche, come la teoria dell'evoluzione, la quale teoria ci dice una cosa molto semplice, che poi è stata banalizzata, che è stata deformata, che è stata poi utilizzata, la teoria dell'evoluzione, suo malgrado, è stata utilizzata come strumento per poter giustificare la superiorità di una razza su un'altra razza. Quindi, cosa è successo? Che per poter giustificare, voglio ricordare per un'altra cosa importante, per capire questo fenomeno, voglio ricordare che fino all'Ottocento tutte le teorie politiche, la monarchia per esempio, si basava su che cosa? Si basava sulla religione come instrumentum regnum, regni, cioè fino all'Ottocento, primo Ottocento, fino allo scoppio della Rivoluzione Francese, fine Settecento, l'uomo politico, le teorie politiche
che giustificavano il potere trovavano il loro assenso, la loro giustificazione nelle religioni. L'uomo dell'Ottocento, venendo meno questo, logicamente dice: ormai la religione non può essere più strumentum regni, ma vediamo se c'è qualche altra cosa più scientificamente valida che può giustificare l'avvento di determinate teorie politiche. Quindi la teoria dell'evoluzione, che diceva una cosa molto semplice, in natura c'è una diversità di forme del vivente. Questo concetto di biodiversità, che è fondamentale oggi, di cui noi oggi è alla base della nostra vita quotidiana, all'epoca fu travisato, fu deformata per dire che c'è una varietà di forme viventi, le quali alcune sono più forti e altre sono meno forti. Allora, questa interpretazione banalizzata, deformata, ripeto, di una teoria scientifica, diventò il nuovo strumento per poter giustificare, in base ad una certa visione della scienza, giustificare certe teorie politiche che in quel momento nacquero. Quindi il nazismo, che voglio ricordare, prima di essere una teoria politica, fu una teoria biologica, a differenza del fascismo, che Mussolini non era così fesso, scusate il termine, da giustificare il fascismo ricorrendo ad una teoria biologica, sia pure deformata. Invece il nazismo basa la sua giustificazione su questa teoria. Ecco come si spiega la specificità nel nazismo e poi la specificità della Shoah. Quindi, allora, questo fatto, cercare di giustificare la superiorità, in quel momento la Germania, voi sapete, la ricca Germania, culturalmente parlando, politicamente parlando, ecco perché poi Adorno si porrà la domanda: come mai la Germania, un paese che ha dato i natali a Goethe, a Kant, a un certo momento, no, ha dato origine al nazismo? Perché le motivazioni politiche della seconda metà dell'Ottocento sono molteplici, quindi i totalitarismi è il precipitato di più concause che hanno determinato questo fatto. Quindi quando noi parliamo del nazismo e del fascismo, anche se sono due cose un po' diverse, però trovano nella seconda metà dell'Ottocento, quando da un lato ci sono le aspirazioni dei popoli ad avere una maggiore libertà, dall'altro ci sono delle teorie scientifiche, degli interessi particolari che devono giustificare certe scelte. In più, nella seconda metà dell'Ottocento, ricordate, è il secolo in cui per la prima volta, questo è importante, che poi vedremo come succederà, per la prima volta la scienza ci dà uno sviluppo tecnologico enorme. Voglio ricordare che la seconda metà dell'Ottocento, il cosiddetto positivismo e non solo, è per la prima volta noi abbiamo uno sviluppo enorme, la macchina, il cinema, il telefono, cioè tutte quelle nuove tecnologie che in quel momento venivano accettate, giustamente, i vaccini. Ecco, voglio ricordare che Pasteur nasce in quel momento, quando la medicina, da essere così una cosa campata in aria, incomincia a dare i suoi prodotti tecnologici che immediatamente acquistano un valore sociale ed economico. Quindi nella fine dell'Ottocento, per la prima volta, voglio dire, l'Esposizione Universale di Parigi, il 1900, tanto per avere un'idea, fu la prima volta in cui la scienza e la tecnica, per la prima volta l'umanità prese coscienza del ruolo sociale, civile e tecnologico delle scoperte scientifiche. Questo che cosa determinò? Dicono queste donne. Determinò che cosa? Che per la prima volta nella storia dell'umanità, se le religioni fino a quel momento venivano concepite soltanto come lotta, senza aver prodotto delle cose sociali utili per l'uomo, quel poco di scienza, di quel poco di tecnologia che noi avevamo a fine Ottocento, invece produssero tutta una serie di
di risvolti economici, sociali, per la prima volta l'umanità prese atto dell'importanza della tecnologia grazie alla scienza, e quindi la scienza e la tecnica diventarono nuovi dei, dicono queste donne, diventarono presso il posto della religione e diventarono la nuova religione. Ecco lo scientismo, di cui questa parola che nacque nell'Ottocento, dove appunto la scienza diventò la nuova dea. E di fronte a un Dio, l'uomo cos'è? Di fronte alla verità scientifica, o al modo come certe verità scientifiche venivano presentate, in questo caso la teoria dell'evoluzione, che dava adito ad un'interpretazione della superiorità di una razza dell'altra sull'altra, quindi di fronte a una scoperta scientifica e quindi a una successiva applicazione tecnologica, l'umanità rimaneva quasi, dice la Metzger, come di fronte a un Dio tentatore, al diavolo tentatore. Ricordate la figura biblica del diavolo tentatore? In cui anche Gesù, no? Non solo Gesù, ma tutti i personaggi, i profeti biblici, che cos'è il diavolo tentatore? Io ti do tutto, tu però mi devi dare la tua anima. Cioè, cosa vuol dire? Io ti do tutto ciò che serve, però tu mi devi dare la tua libertà, il tuo pensiero, il tuo modo, la tua individualità, tu ti devi sottomettere a ciò che io dico. Quindi se io dico o affermo in maniera, poi sarà pseudoscientifico, ma in quel momento la teoria dell'evoluzione veniva individuata, interpretata come la teoria scientifica che giustificava e che dava gli strumenti per poter concepire il fatto che una teoria mi permetteva di avere un elemento per poter dire io tedesco, io italiano, quello che è italiano no, ma io tedesco in virtù di una teoria, o per tutta una serie di questioni, ecco, voglio Wagner, il grande Wagner, quando sentiamo Wagner rimaniamo estasiati dalla musica di Wagner, ma Wagner, come dirà poi il grande Nietzsche, il quale fu il giovane, come tutti i giovani, fu innamorato dalla musica di Wagner. Voglio ricordare che non che Wagner sia un nazista, mi raccomando, però la sua musica, come la teoria dell'evoluzione, nelle mani dei futuri nazisti, voi sapete cosa rappresentò la musica. Quindi voglio dire, l'uomo utilizza tutto, prima le religioni, poi la scienza, poi l'arte, per strumenti più di natura politica. Ora, tutto questo crogiolo di idee, e soprattutto l'avvento delle nuove tecnologie, dicono queste donne, anche perché queste donne sono i primi che hanno studiato gli effetti sociali delle nuove tecnologie sulla psiche dell'uomo. E quindi ciò vuol dire che di fronte a una teoria scientifica che mi dice tu sei un animale, e come tutti gli animali vivi una logica ferrea, deterministica, implicita nelle leggi della natura, tu non sei libero, tu devi seguire le leggi della natura, interpretata, ripeto, secondo certi schemi classici, in effetti non davano alito alle libertà individuali. Quindi questo determinismo meccanicistico, chiamiamolo così, determinò che cosa? La passività dello spirito umano. Cioè, dice la Metzger e Simon Weil lo stesso, ora, abbagliati dallo sviluppo tecnologico, l'uomo è come se avesse dato, come ripeto prima, la sua anima. Dice, io mi divento, credo in tutto ciò che tu dici, non ragiono più con la mia testa, abdico alla mia libertà individuale. Ecco perché queste donne ci dicono che i fascismi e i totalitarismi, prima di essere fenomeni concreti, storicamente, che si sono determinati, sono fenomeni che avvengono nella nostra psiche, cioè sono avvenuti dentro di noi.
Ecco perché poi i fascismi hanno avuto facile preda. Quando un uomo, quando la collettività abdica al pensiero libero, è chiaro che diventa preda anche senza volerlo. Preda di dottrine, di idee che non hanno nessun fondamento scientifico, che però in quel momento, perché l'uomo, ricordate, ha bisogno sempre di certezze. Questo abbiamo bisogno di certezze, come anche oggi di fronte al Covid. Però certe volte noi stessi, oggi ci sono le neuroscienze che ci dicono come mai il cervello umano, la mente umana, si autoillude molte volte. È un fenomeno quasi che avviene nel nostro cervello. Ma questo non significa che perché questo fenomeno avvenga noi dobbiamo essere preda di questi fenomeni. Cioè ci vuole sempre la libertà individuale che ci mette di fronte a questi fenomeni. Quindi, di fronte al grande successo tecnologico, voglio ricordare che Mussolini fu il primo a capire l'importanza della radio per motivi politici. Oggi quindi Trump non è l'ultimo arrivato nella sfera che ha capito e l'ha utilizzato, ma Mussolini, voglio ricordare, fu il primo a capire, prima degli altri, prima degli stessi intellettuali, paradossalmente, prima dello stesso grande Croce, il quale quando sentiva la tecnica, la scienza, li considerava per l'uomo cose che non servivano a niente. Questa sottovalutazione della scienza e della tecnica e soprattutto dell'uso, l'uso politico della tecnologia è stata sottovalutata, compreso lo stesso Adorno che l'ha capito troppo tardi. Allora, quindi, cosa vuol dire? Che in quel momento, quindi, i germi dei totalitarismi precedono l'avvento, la concretizzazione. Quindi è come se l'uomo, ripeto, avessero abdicato, proprio con le sue forze, ha detto io mi arrendo ai fatti, li accetto come sono e quindi praticamente abdico al mio pensiero. Va bene Mario, scusa se ti interrompo, pensiero molto illuminante, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, per primi sono stati Mussolini, Hitler, a capire la valenza di massa, quella che Adorno chiamerà l'industria culturale di massa, compreso il cinema, fatto benissimo, e poi l'uso scientistico della scienza e della tecnologia, due cose che ci richiamano anche alla condizione contemporanea. Però il sindaco prima nel suo intervento citava una data, il 1929 e la crisi economica del 1929, quando in Germania, proprio la Germania umiliata con la pace di Versailles del 1919, in Germania un operaio prendeva il suo salario e lo consumava in un giorno per fare la spesa, quindi l'inflazione altissima, 6 milioni di disoccupati, una crisi economica inedita nella storia del capitalismo. Anche la condizione, tu hai detto benissimo, la consegna dell'anima rispetto alle grandi rivoluzioni tecnologiche e scientifiche della cosiddetta rivoluzione industriale, gli aerei, gli attraversamenti dell'oceano, la scoperta della relatività, eccetera, le nuove armi, ora, ma anche la condizione materiale di vita di milioni di persone affamate spingono verso la crisi di uno Stato liberale che non era in grado di assicurare il valore della giustizia, no? Su cui si hanno affascinate le grandi menti che si sono orientati verso il socialismo, eccetera. Quindi libertà da una parte, io abdico a pensare, la giustizia come condizione di vita che non viene garantita dalla democrazia liberale. Che dici tu? Chiaramente le cause sono, come dicevo prima, sono molteplici
E poi un altro fatto importante, nei paesi in cui la, diciamo, i totalitarismi si sono avverati, come è stato detto dal sindaco, la democrazia, soprattutto in Italia, era debole, era fragile ed era assediata da vari fattori. Allora, il problema qual è? Che è la crisi del 29, in Italia il fascismo è arrivato prima, ricordiamolo, in Germania, diciamo, la crisi del 29 è stata, diciamo così, la fonte principale dell'avvento del nazismo, anche perché se la pace di Versailles del 1919 fosse stata più, come dire, più elastica, più flessibile, e quindi probabilmente il popolo tedesco avrebbe pagato meno le conseguenze di quella guerra. Quindi invece è successo che tutte queste cose messe insieme hanno determinato l'avvento del nazismo, che, voglio ricordare, vide sul fatto biologico, poggiò tutta la sua, come dire, la sua ragion d'essere. Ma un altro elemento da tenere presente è: perché la democrazia sono fragili? Voglio ricordare che le democrazie per loro natura sono fragili. Perché? Voglio ricordare una frase di Cornelius Castoriadis, un politico, un intellettuale di origine greca, che diceva: che cos'è la democrazia? Perché dopo l'avvento del nazismo e l'Europa, che abbiamo, quindi l'Europa è stata una delle prime, come è stato detto, una delle prime risposte così concrete per superare, per evitare ripetizioni del genere. Quindi voglio ricordare che quando fu fondata l'Europa da Spinelli, non solo, l'Europa fu vista prima come un fattore morale di coagulo di popoli che per secoli si erano combattuti e che a un certo momento dovevano trovare una ragion d'essere in nuovi valori. Voglio ricordare che sembra la Simone Weil, prima di morire, scrisse un libro, Era Cinema, su mandato della resistenza francese, per cercare di dare le basi morali, giuridiche, economiche alla nuova Europa che stava nascendo. Quindi non solo Spinelli. Allora, dice Castoriadis, che cos'è la democrazia? È un regime della riflessività generale o collettiva, come è stato detto. Se la democrazia non permette questa riflessività, non significa pensiero, significa che tutti con le forze, ognuno con le proprie forze, con le proprie capacità, deve dare un contributo a che la democrazia avvenga, si presenti. Non si può esportare la democrazia, ecco il fallimento. È un popolo con le sue forze deve essere in grado di arrivare alla democrazia. A differenza di altri sistemi politici dove possono essere imposti, la democrazia non la devi imporre, non la puoi imporre, te la devi creare ex nihilo, diciamo così, grazie anche all'esperienza degli altri. E quindi, come dice Castoriadis, la democrazia va sempre continuamente alimentata. Come diceva Pascal della ragione, cioè la ragione è come una fiamma al vento, basta un venticello e la spegne. Invece la ragione, pur essendo debole, fragile, è l'unica arma che l'uomo ha, cioè non abbiamo un'altra arma. Ciò che ci difende dall'animalità, dai fenomeni, dalla realtà esterna, è questo piccolo miracolo, se vogliamo così, qualcuno lo definisce un miracolo. No, la ragione è quel piccolo miracolo che dobbiamo sempre continuamente alimentare. La democrazia, come dice Rap Popper e in Italia Dario Antiseri, è un regime che va sempre alimentato di verità, di riflessione corale, collettiva, ed è generata soprattutto dallo scontro delle idee. Voglio ricordare che San Tommaso d'Aquino diceva una frase molto bella: bisogna temere gli uomini con un solo libro. Lo diceva San Tommaso.
anche se lui purtroppo poi è diventato l'unico libro anche lui. Quindi che vuol dire un solo libro? Pensiamo al Mein Kampf di Hitler. Questo è il libro, questo ve lo impongo. Cioè bisogna temere gli uomini con un solo libro, con una sola idea. Dice, niente è più pericoloso di un'idea quando si ha che un'idea. Ecco perché la libertà, la democrazia è lo scontro delle idee, ma soprattutto, questo è importante, delle libertà che si autodelimitano, per Castoriadis. Cioè, la democrazia, perché è difficile a mantenerla sempre in progress, diciamo così? Perché tu nel momento in cui fai qualcosa, questo è il vero spirito democratico, sai che devi avere a che fare con l'altro partito, con l'altra idea, con gli altri interessi, e quindi mi devo autodelimitare perché un minimo di bene comune sia vero. Invece i totalitarismi questo non lo permettono, permettono il bene comune di una parte e lo impongono con tutti i mezzi possibili e immaginabili, dalla religione alla teoria scientifica a tutto ciò, alle tecnologie. Bene, questi pensieri molto forti di Mario, prima consegnare la propria anima, abbricare a pensare, poi evitare di pensare con una sola idea e imporla agli altri, siamo proprio nel cuore di che cos'è uno Stato totalitario, total Staat, no? Ecco, io ringrazio Mario per queste bellissime riflessioni, anche per le citazioni fondate da questo punto di vista, sulla ricchezza delle idee, non una sola idea, non un solo uomo al comando, questa visione plurale del confronto, del dialogo, che dà forza alla democrazia, però nello stesso tempo rappresenta la sua fragilità. Oggi si discute moltissimo di questo e dobbiamo stare molto attenti, perché mentre la ragione vacilla, ha richiamato Pascal, Mario, siamo delle canne pensanti però delle canne sottoposti a più venti, quelle delle condizioni materiali di vita difficilissima, quella della coesistenza tra ricchi e poveri, tra immigrati e chi sta bene, tra chi abita in una parte del mondo oltre il Mediterraneo e chi sta invece sopra il Mediterraneo, chi sta sotto e chi sta sopra. Tutto il nazismo si basa sulla parola Über, sopra e under, sotto, Über e under, Über, sotto e sopra, sotto e sopra. Dentro poi scoppia la libertà e quindi la democrazia, e chi sta sopra impone a chi sta sotto. Manu Cerregati potrebbe testimoniare con tantissimi eventi storico-politici che lui ha visto e ha raccontato con immagini fotografiche, soprattutto di bambini sui campi di guerra, sulla compressione dei diritti umani e civili, sulle durissime condizioni di vita di tanti bambini che hanno subito il loro Terezin, cioè il loro campo di concentramento negli stati in guerra. Non Terezin, era il campo di sterminio a cui venivano avviati i ragazzi vicino Praga, i bambini vicino Praga, no? Il museo di Praga dedicato a Terezin ricorda anche le elaborazioni e i disegni che questi bambini facevano nel durissimo carcere campo di Terezin. Ora, tu hai visto da vicino anche queste nuove sofferenze di bambini, di famiglie, di mancanza di consegnare l'anima per la guerra ad altri, evitare di pensare. Ci puoi testimoniare? Sì, buongiorno a tutti, sono Manu Cerdegati, fotoreporter o fotogiornalista. Io ho cominciato la mia carriera di fotografia durante la rivoluzione iraniana.
rivoluzione iraniana ho cominciato con un gruppo di ragazzi che volevano un po' di libertà e democrazia, perché lo Shah d'Iran, il re, era un dittatore anche, era un dittatore in un certo modo, era un dittatore che stava costruendo anche paese, c'erano libertà economico per dire, però nessun libertà politico. Quindi gli iraniani si è alzato, sono scesi per la strada, questo è l'anno 78. E certo, il governo ha risposto con mano dura, sparato i soldati, uccisi molte persone, però finalmente per la società iraniana, che era molto religioso, musulmano sciito, i religiosi, sacerdoti con leadership di Ayatollah Khomeini, hanno confiscato proprio questo movimento. E adesso, come sapete, c'è un governo da 42 anni totalitario, religioso, fondamentalista, che ha cominciato a imponere il modo di vita che volevano loro. Le donne coperte, gli uomini non possono ancora vestire come vogliono, la musica proibito, non puoi bere, non puoi mangiare quello. Quindi sono entrati non solo come dittatori politici, però anche imponere, entrare in tua casa privata per vedere come vivi, cosa mangi, cosa bevi, e che continua da 42 anni. E io come fotoreporter, certo, ho cominciato a denunciare, per far vedere il mondo e il male che stavano facendo. Continuo ancora a giustiziare persone per la strada, in pubblico, i ragazzi, bambini che mandavano fronte di guerra, migliaia di questi ragazzi che erano lavati cervello dicendo che per gloria devi andare a essere martirio, in paradiso ti daremo 72 vergine, e loro credevano, andavano a morire, ragazzi di 10 anni, 12 anni. E io ho cominciato, certo, di denunciare questo dittatoriale religioso fascista, e certo, loro non li conveniva, perché si pubblicavano queste foto in mondo e vedeva cosa sta succedendo, malgré che loro non volevano certo che il mondo. Quindi ho avuto molti problemi e ho dovuto un giorno o altro, in 85, scappare, prima che anche io divento un martire, come dire. E poi questo, diciamo, mi ha dato possibilità di andare in giro e denunciare lo stesso cosa, quelli contro i diritti umani, i diritti uomini. Sono, per esempio, ho cominciato all'inizio a andare a vivere in Centro America, quando c'erano questi militari dittatori che erano guerra civile, tutto questo. E poi sono ritornato di nuovo a Medio Oriente, fotografando le guerre, la guerra di Golfo. In tutto questo, certo, in guerra non esistono diritti umani, libertà, tutto questo. E mano a mano, per esempio, io volevo dire che anche molto importante che noi continuiamo a commemorare questa occasione, però questa occasione di Shoah deve essere per me un base per denunciare questo che stiamo vivendo. Quella pagina nera storia non è tornato, perché vediamo anche in Italia. Ci abbiamo razzisti proprio istituzionati, partiti. In Francia abbiamo Front National, che c'è 30,
30% dei voti dei francesi, che sono della verità fascisti, non sono democratici. O vediamo quello che sta succedendo adesso in Cina. In Cina hanno messo 2 milioni di persone di un etnico uigur in campi di concentramento. Adesso, oggi, esiste questo. Quindi il totalitarismo continua, però continua in un modo diverso. Non è come durante la Seconda Guerra, che era dappertutto, diciamo. No, adesso continua in Cina, in Medio Oriente. In Medio Oriente abbiamo visto ISIS, anche loro sono in certo modo dei fascisti religiosi che vogliono che tutti vivano come loro. E questo è il contro tutto diritti umani. E l'altra cosa, per esempio, che io ho fotografato durante questi anni, è il conflitto in Balkan, no? In Jugoslavia. Io ho vissuto 2 mesi in Sarajevo, quando i serbi avevano circondati Sarajevo e bombardavano per quasi un anno e mezzo i cecchini che tiravano su bambini, e perché loro pensavano che i serbi sono superiori a quelli bosniaci o croati. Ecco, l'idea è lo stesso. Parliamo di Europa, no? Non parliamo di Africa. In Africa ho vissuto altri tipi di queste, diciamo, eventi in Ruanda, lì in Africa, per esempio, questo tipo di fascismo è diverso. Come sono società fatte dei tribù, sono sempre un tribù che dice: io sono meglio di quell'altro tribù, e cominciano a sterminare quegli altri, perché qui non ci sono anche ragioni di ideologia o biologico, no? Piuttosto una cultura che esiste là, e questa cultura si utilizza per giustamente fare il male poi lo stesso è successo in Egitto, quando sono trasferito a vivere in Egitto. Io, va bene, prima anche vissuto in Egitto, altri paesi di, per esempio, un altro esempio, io ho vissuto in Israele e Palestina, fotografando quello che sta succedendo, e purtroppo quello che è successo agli ebrei durante la Seconda Guerra, per mia esperienza di vivere e fotografare questo conflitto, loro, è il contrario, loro stanno facendo lo stesso, più o meno, in un altro modo, contro i palestinesi. In scuola di Israele dicono, insegnano ai ragazzi che i palestinesi arabi sono animali, perciò abbiamo diritto di ucciderlo, abbiamo diritto di prendere loro terra. Quindi purtroppo dovunque io sono andato, in Egitto, io da 2001-2014 vivevo in Cairo, è cominciato la rivoluzione egiziana, anche primavera araba, come sappiamo, che ha cominciato in vari paesi arabi come Egitto, Siria, Libia. Tutti questi movimenti erano uguali, era per avere, perché tutti avevano dittatori, Gaddafi in Libia, Mubarak in Egitto, Assad che ancora in Siria, ancora continua. Quindi è cominciato una ribellione per avere più di libertà, più di democrazia. Purtroppo il risultato, come vediamo, è il contrario. Adesso c'è un governo militare, dittatoriale, che il capo è il generale Sisi, che è 100 volte più dittatore di quello di Mubarak. Abbiamo visto che cosa hanno fatto Ruggeri,
che è un esempio, perché lui è diciamo italiano, è straniero, parliamo molto, ma hanno fatto lo stesso a migliaia, e fanno continuo a migliaia e migliaia di egiziani, torturano, ammazzano, si spariscono. E ecco, quella diciamo la mia esperienza, che questo fascismo o dittatura sta continuando in un modo diverso, e proprio anche in Europa, come abbiamo parlato. Quindi dobbiamo ancora essere, informare più, di non dimenticare, di parlare ai nostri figli, a nostre, di questo, diciamo, non solo del passato, però anche di parlare di presente, quello che è successo in America, un altro esempio, e varie cose. Quindi per me dobbiamo utilizzare questa occasione, sì, certo, di base, come i fascisti durante la Seconda Guerra, quello che hanno fatto, però per dire che non dimentichiamo questo, perché questo sta continuando. Quindi con speranza di poter fermare un giorno o altro questa atrocità e ingiustizia che esiste in mondo. Ecco. Grazie, davvero ci dispiace che non ci sia per il Covid il pubblico presente, ma io credo che da casa tutti coloro che hanno potuto ascoltare l'intervento di Manu Cerregati, che ha fatto così, ha riportato la telecamera e la macchina fotografica su diversi posti del mondo, dove ancora, come diceva Mario Castellana prima, qualcheduno ha consegnato la propria anima al profitto, alla tecnologia, al prodotto interno lordo. Fatto riferimento alla Cina, che anche durante il Covid non ha mancato di produrre, sacrificando i diritti umani, le libertà individuali dei cittadini. E poi tutto il discorso dell'Africa, del Nord Africa, che confina con il Mediterraneo, da cui continuano ad arrivare in Italia, nel sud Italia, in Sicilia, a Lampedusa, tante vittime delle guerre che poi incontrano purtroppo anche la morte nel Mediterraneo, che era anticamente un mare di pace, negli ultimi decenni è diventato un cimitero, no, nei suoi fondali, per tanti immigrati che hanno trovato la morte in quel mare, che sono rimasti sotto e che comunque sono considerati under, cioè inferiori, anche quando hanno l'approccio con l'Occidente. Quando gli europei sbarcarono nell'America centrale, gli Incas, gli Aztechi venivano individuati come omuncoli, piccoli uomini, cioè in tedesco si dice Untermenschen, cioè sotto uomini, no? E sopra c'erano i bianchi, non Übermenschen, cioè sopra. E di lì cominciò questo essere inferiori e superiori, che passa attraverso quello che ha detto Mario Castellana sulle novità scientifiche, delle teorie scientifiche, delle razze della seconda metà dell'Ottocento, che passa attraverso un uso anche scientista della ricerca scientifica, un inno alla scienza tout court, però che passa anche attraverso le vite distrutte di milioni e milioni di persone che, considerate sotto uomini, devono essere civilizzati, e in nome della civilizzazione poi abbiamo commesso anche tanti delitti, abbiamo trucidato tanti uomini. Non sono quelli che stiamo in questo momento ricordando, i 6 milioni nei campi di concentramento del nazifascismo,
ma anche milioni e milioni di uomini che per inferiorità biologica, come diceva Mario Castellana, o inferiorità economica, come è successo con il colonialismo, sono stati distrutti o continuano ad essere distrutti in campi di concentramento, di sterminio. Parlo della Libia in maniera particolare. Di lì è partito un mondo che l'Occidente vuole respingere costruendo muri, ma non è con la costruzione di muri che si riporta la situazione ad un equilibrio di convivenza fra gli uomini. Ecco, su questi temi Giuseppe Goffredo ha riflettuto parecchio in questi anni, sono i temi dei seminari di marzo, della pubblicazione di ricerche, di studiosi di tutti i paesi del Mediterraneo che poi hanno caratterizzato questi incontri che da tanto tempo facciamo. Ora lui, che è un poeta, l'ultima sua pubblicazione Soli con il mondo, come dire, richiama questa solitudine esistenziale di chi deve sfidare i Trump di turno, di chi deve sfidare gli Orban di turno, no? Quindi gli Ayatollah di turno, non gli Al-Sisi di turno, non, e quindi con queste declamazioni poetiche di Giuseppe Goffredo ci avviamo alla conclusione. Un ringraziamento di cuore per la testimonianza di Manucher De Gati, le riflessioni di Mario. Ora ascoltiamo la poesia di Giuseppe Goffredo. Grazie Tonino. Io volevo cominciare dicendo che ringraziando quello che si è detto questa mattina qui, e per il fatto che questa cosa, nonostante questo momento di difficoltà enorme, è stata comunque messa in piedi, organizzata, e siamo qui a comunicare, siamo qui a comunicare anche a distanza, in questa tenacia, in questa ostinazione. Quindi grazie anche a quello che ho potuto sentire, le parole che ci sono state questa mattina da parte di tutti, perché sono parole forti, sono parole che in qualche maniera non si vogliono arrendere, sono parole che in qualche maniera vogliono parlare al nostro essere qui in questo momento. È sicuramente un momento difficile per il mondo, difficile per tutti noi, difficile da un punto di vista personale, individuale, e anche da un punto di vista collettivo, ma non solo del nostro territorio, del nostro paese, ma di tutto il mondo. Ecco, questo essere soli con il mondo, essere nel mondo, essere soli e allo stesso tempo, come dire, sapere che la specie umana tutta intera in questo momento è dentro una sola cosa, dentro un unico destino, dentro un legame che io chiamo di sorte, cioè la sorte che noi ci tocca come specie umana, come pianeta. E quindi l'idea forte in questo momento di doverne uscire. Papa Bergoglio, Papa Francesco, ci propone l'idea di fratelli tutti, quindi di questa fratellanza forte, determinante, ma in un altro suo scritto, in un altro suo libro, dice anche: torniamo a sognare.
E questo è un punto forte, fondamentale. Tornare a sognare significa non arretrare, non arrendersi, essere sulle cose da fare, da immaginare, da desiderare. E quindi, di fronte a quello che anche il sindaco chiamava crisi, noi siamo arrivati a questa situazione estrema di crisi, ma il mondo era già dentro le crisi, crisi ambientali, crisi umanitarie e crisi in fondo anche, come diceva il professor Castellana, di interpretazione del mondo. Cioè noi in questo momento dobbiamo essere lucidi, più lucidi, lucidi che prima, non meno lucidi, per capire cosa ci sta succedendo, cosa ci succede e cosa dobbiamo fare. Su questo non dobbiamo arretrare di un centimetro, di un millimetro. Dunque la testimonianza di Manu Cerdegadi è forte. È un uomo che ha attraversato il mondo, ha attraversato diciamo campi di battaglia, campi di conflitto, campi dove l'umanità era calpestata. Lui stesso ha lottato e lotta ancora oggi per la democrazia nel suo paese, l'Iran. Ed è qui, non arreso, con la sua testimonianza di fotografo, di giornalista, di uomo e quindi... Ecco, il senso della parola non deve essere svuotato. Il senso di questo giorno, memoria e quindi di testimonianza rispetto alla memoria del passato, non va sprecato. La parola deve avere, ritornare dentro di noi, dentro la nostra soggettività, deve essere capace di tornare a comunicare delle cose. Una nostra verità, una nostra ricerca, qual è la questione? È mettere al centro la parola umanità. Primo Levi dice una cosa, dice una delle cose che più, come dire, ci faceva preoccupare, pensare, era uscire fuori da questa esperienza durissima, inenarrabile del campo di concentramento e raccontare quello che avevamo vissuto e non essere creduti. Questo è un fatto fondamentale, il credere. Credere in che cosa? Credere, per esempio, a chi arriva dall'altra riva, a chi arriva dall'altra riva del Mediterraneo e ascoltare il loro racconto, cioè il racconto di quella vita, di quella esistenza, di quella persona, della sua storia. Perché è quella storia che manca alla mia persona, alla mia soggettività per completarsi. Quindi io devo ascoltare il racconto. È come quando Ulisse sbarca nella terra dei Feaci, viene accolto, lavato, sfamato e dopodiché è lì alla corte del re Alcino per raccontare la sua storia, cioè la storia di quell'uomo. Interessa a tutto il popolo dei Feaci. Dunque Alcino dice: io credo alla tua storia, credo a quello che tu sei, perché questo è il punto. Noi non possiamo solo parlare di migranti, parliamo di uomini che sono costretti a lasciare le loro terre, che sono nel conflitto, nella guerra, nella dittatura e che quindi vengono da noi e quindi noi dobbiamo ascoltare la loro parola, il loro racconto, è questo che ci fa uomini. L'IPA,
in Bosnia, Moira in Grecia. Sono posti da dove partono e dove ci sono migliaia di uomini che in questo momento stanno soffrendo, e l'unica cosa che chiedono è quella di essere uomini, di raccontare le loro storie, di essere creduti, di entrare in Europa ed essere accolti. Non sono molti questi uomini, sono poche migliaia di uomini. L'Europa può farlo, ma a che condizione può farlo? Dobbiamo ritornare a comprendere che siamo noi la riva. La riva non è un confine, un limite geografico o biologico, ma siamo noi la riva con quello che pensiamo, con la nostra umanità. Guardate, se ci sono delle persone, dei movimenti anche politici in Europa e nel resto del mondo che sono particolarmente accaniti verso la questione migranti, è perché vogliono che si abbassa il nostro livello, il nostro pensare, la nostra coscienza sul tema di cosa siamo, della nostra umanità. Se si abbassa la nostra coscienza dell'essere uomini, umani, della nostra civiltà, storia, si abbassa anche il livello della nostra democrazia. Le due cose sono insieme. Quindi nel momento in cui la diga del nostro essere, del nostro pensarci dal punto di vista umano, viene rotta, ecco che tutto può passare. Così è stato negli anni 30 per quanto riguarda il fascismo, per quanto riguarda il nazismo e per quanto riguarda l'idea dell'altro. L'Europa coloniale era quella che già aveva sentenziato sul discorso dell'altro. L'Europa non ha fatto bene i conti con tutti questi nodi, ancora attualmente, come non l'ha fatto ancora attualmente col nazifascismo, e quindi, come diceva Levi, quel fascismo diventa eterno, risale, rigurgita dentro di noi, delle nostre coscienze, e quindi occorre essere oggi vigili e occorre rispondere a questo con quello che noi siamo. Allora, diceva il professor Scialpi, che Adorno dice non serve più la cultura, perché la cultura ormai è carta straccia. Non siamo riusciti con la nostra cultura a fermare il nazifascismo, ma qualcun altro diceva a che serve la poesia? A che serve la poesia? Dopo quello che ci è successo, dopo Auschwitz, si può scrivere ancora poesia? Cioè, si può essere ancora esseri umani? Perché guardate, per me la poesia non è altro che umanità, è ciò che noi siamo, è la nostra soggettività che riprende la sua interezza, che si pone davanti al mondo e che appunto tocca dentro di sé tutto l'altro, tocca dentro di sé quello che il mondo è e dovrebbe essere, per questo che, poiché questo è il mondo, quello che noi dovremmo essere, e quindi tornare a sognare, come dice Papa Bergoglio, cioè tornare a sognare il mondo. Un'ultima postilla prima di leggere alcune cose. La vergogna. Ne parla Levi, ne parla molto. La vergogna. Chi ha vergogna? Chi fa del male o chi lo riceve il male? La risposta di Levi è molto forte. Si vergogna chi ha ricevuto il male. Si vergogna per quello che è successo, si vergogna perché l'uomo è gettato in una situazione indegna, in una situazione che neppure è possibile
descriverla, tanto è atroce, tanto è dolorosa, tanto è nella sofferenza. Questo è, no? Quindi è la vittima che si vergogna del mondo per come il mondo, a che livello è arrivato il mondo e quindi un uomo. E questo è quello che noi ci dobbiamo porre. Perché il carnefice molto spesso non ha coscienza di se stesso, non ha coscienza di quello che fa. Giustifica in varie maniere, anche burocratico, no? Come Eichmann, che diceva, ma tanto io ho ricevuto degli ordini, dovevo eseguirli, e quindi la burocrazia, il mondo burocratizzato, la coscienza che viene cancellata prima dentro l'individuo, e questo è il punto, prima dentro l'individuo, è questo che non ci possiamo permettere in questo momento, e ci sono segni allarmanti, e io direi che è questo che noi dobbiamo fronteggiare in questo momento. La poesia dunque è ciò che il mondo può dire al poeta, e dentro il poeta incontrare gli altri, quindi una parte del mondo. Canto alla madre delle acque. Madre, madre santa, madre delle acque in terra, madre, rema in riva, portali, leggeri portali al pane, madre, cuoci i loro legni al sole di fragranza, madre santa delle acque, la barca come può galleggia, rema le speranze in terra. Sono tanti sopra, tanti echi dal mare risuonano. Ascolta, mi vedi, o mani tue braccia, o occhi tuoi puntate in faccia che mi atterriscono. Madre santa, d'acqua giù, madre santa d'acqua su, la barca rovesciata come un noce il suo mallo, rovesciati fra le acque, prendici come un pesce, come un uccello, madre dolcissima caduta in fondo al mare, madre santa. Ho dovuto partire, ho dovuto andare, madre delle acque, non c'è più terra nella mia terra, i fiumi si sono ritirati e gli uomini si uccidono, madre della mia terra, ne ho fatto il catetere di sangue, solo essere solo, come il ramo fuori dall'albero caduto, non ho più terra sotto i piedi, a fuoco non tocco, senza riva e senza nome. Di quella luce di cui io sono, madre, si staccano i vestiti alluminati, atterriti di tanta terra, si sta lontani, lontanissimi, di ogni cosa stanchi, nei nostri corpi stanchi, si sta, madre, rovesciati, a testa in giù nell'acqua, come legni galleggianti. A che serve tutta questa luce, Dio? Per cosa essere veduto? Si sta lontani, lontanissimi nel viaggio, colmi e spalancati, solo dolorosissimo amore per partire e frugare in mezzo alle cose. Cos'è che sono, madre? Chi mi ha mandato? Che altro sono, madre? Solo sono e nessun altro sono. Corpo sotto il sole marcio, ghiacciato e solo come un'ascia nel mezzo del mare arrovesciato, inginocchiato e piegato, consegnato e restituito. Che ne faccio del mio dolore? Che ne faccio del mio amore? Che luce il coltello nello stomaco, il dolore che sale, che brucia, e tutto brucia. Dimmi se ti basta tutta questa luce sbattuta negli occhi, madre delle acque che mi tieni nelle tue profondità inabissato alla specie.
Dimmi cos'è il dolore che inghiotto senza più terra. Luce, io sono, e con amore io sono senza luce. Sono inabissato nelle tue viscere. Madre, mi poso e parlo con i pesci. Qui, sale e acqua, tua voce e grido, zolla di terra e solo zolla, di me senza terra, io senza io, fuori dalla specie, non più terra, mare, acqua per rinascere, navigare lontano da ogni riva, nel mezzo del naufragio, felice, madre, come un pesce arriva, arrivato, spiaggiato con altri pesci, le braccia stese, aperte, crocifisse. Di nuovo sento tutto, ma non so dove sono, qui dove sono e non sono. C'è un filo d'erba che sventola, la luce riempie la riva, l'orologio nella stanza segna una certa ora del mattino. Vedo galleggiare patate e carote alla superficie del piatto. C'è come un odore di terra in un campo capovolto e contemplo tutto. Niente e nessuno invade i miei pensieri e la tazzina del tè è calda, calda fino in fondo. Sento dalla finestra il mare lontano. Qualcuno mi chiede il mio nome, per chi mi ha creduto. Grazie. Ringraziamo il poeta Giuseppe Goffredo attraverso i suoi versi, come dire, chiudiamo la nostra riflessione storica, filosofica, politica, di grandi testimonianze, anche di contributi a capire perché è successo quello che oggi noi chiamiamo giornata della memoria. E poi il grande monito a riflettere, a non consegnare, come diceva Mario Castellana, l'anima all'altro, a mantenere il libero pensiero e, come diceva il sindaco Giuseppe, a mettere insieme la libertà e l'eguaglianza, perché non ci sia un mondo di sopra e un mondo di sotto, e quindi i diritti umani, le libertà siano rispettate e non travolte dal disagio e dalla crisi che tutti viviamo. Io ringrazio il sindaco per la presenza, ringrazio Mario Castellana per il contributo di riflessione, la testimonianza di Manucer Degati, a cui noi vogliamo molto bene, lo abbiamo accolto bene in questa città, in Valle d'Itria, ospitando le sue fotografie, denunce però di comprensione del mondo, e Giuseppe che continua a dare il suo grandissimo contributo poetico e letterario, da grande scrittore alla nostra terra, che conosce molto bene, conoscendo anche il mondo circostante. Grazie, riflettiamo su questi temi, ringrazio Teletrullo, ringrazio tutti coloro che si sono collegati, docenti, classi, che potranno rivedere poi questa trasmissione, conservarla. Mi hanno telefonato ora, mi hanno mandato un WhatsApp da una città del nord dicendo come si può conservare quello che oggi è stato detto. Questo è un problema anche di memoria, quindi magari sul sito del Comune, sulla pagina YouTube del Comune possiamo riflettere, perché sono state messe a fuoco letture non diciamo così retoriche, né di senso comune, di luoghi comuni, su questa pagina della storia tragica, e soprattutto introdotte visioni che ci aiutano a, come diceva Primo Levi, ad evitare che si ritorni indietro, con lo sguardo indietro della storia. Grazie e buona giornata della memoria.